Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Ciao a tutti, buon pomeriggio. E anche oggi. Ciao a tutti. Intanto io sto, mentre parlo con voi, sto cercando già di condividere, perché almeno l'ho fatto, se no mi dimentico di condividere in diretta. Intanto, ciao, ben ritrovato Bruce. Ciao Andre, ciao a tutti. Senti, cosa hai fatto ieri sera alla fine? Sei uscito di nuovo? Sei stato in casa, hai fatto il bravo? Cosa hai fatto? No, ieri sera sono rimasto a casa perché, insomma, mia moglie non aveva voglia di far l'amore, quindi sono rimasto a casa. Perché sennò di solito vai in giro a far l'amore tu. No, quando vuol far l'amore mi chiede chiaramente di uscire. Giustamente. Poi, bentornato Carlo Palmas. Ciao Carlo. Ciao a tutti, grazie. Sono rimasto un attimo frizzato in questi giorni per lavoro. Ma ci sta, perché vedo che hai rifatto un po' di cose, hai messo un po' a posto ancora. Tu questa quarantena avrai cambiato lo studio 20 volte. Eh no, perché ho avuto un po' di casini. Oltretutto stavo facendo dei lavoretti proprio di tipo una pubblicità e due altre cose, due produzioncine piccoline, quindi dovevo stare un po' a disposizione anche nel pomeriggio. Mi è dispiaciuto, però sono qua. Nuovamente. C'è poi una puntata oggi dove ci vuole il maestro Carlo Palmas, così come ci vuole il maestro Beppe De Palma. Ciao Beppe. Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, dai, facciamo andare bene sempre. Ieri eri in intervista su Rai 3, se non ho visto male, mi dicevi tanto. Ah sì, mi ha fatto un'intervista su Rai 3 pensando di dar voce a questo caos che c'è in questo periodo, ma su mezz'ora di intervista fatto 40 secondi, però era anche Max Greco, tra l'altro, che conoscete sicuramente. Ecco. Quindi cosa ti hanno fatto fare? Sono ti hanno fatto dire ciao a tutti? Ma quindi, guarda, la sfiga era perché, avendo un terrazzo, questi hanno portato anche il drone, quindi hanno messo il drone fuori, riprendendomi da fuori, mentre io suonavo, perché serviva come sottofondo, e che avrei preferito ovviamente parlare di più di quello che sta accadendo, però va bene così, insomma. Hai fatto il cialdrone? Il cialdrone c'era. Il cialdrone bellissimo. L'avete sentito? Bentornato Mario Luzzato Fegiz. Ciao Mario. Buon pomeriggio, ho un sonno da morire. Mario, ma sei bellissimo oggi, cosa hai fatto? Sono stato da Max, che è il parrucchiere di Barbara D'Urso, che ha mollato Barbara D'Urso e è venuto a potare me. Mio padre, quando, non so se avete visto su YouTube le mie foto da 30 anni fa, no? Avevo i capelli un po' incasinati. Allora diceva mio padre, vado dal parrucchiere, e il papà mi rispondeva, fatti fare un preventivo. Poi, ciao Matteghio, come stai? Buongiorno a tutti, ciao, tutto bene? Sì, dai, tutto bene. Tu? Guarda, siamo sempre più estivi qua a Biassono, eh? Sì, ormai Biassono Beach. Biassono, mi sa che quest'estate ci toccherà un po' di Biassono Beach, altro che Sardegna e gli altri sempre in giro. Ma in realtà comunque, cioè, non è che i confini non sono chiusi, quindi da qualche parte andremo a fare un po' di zingarate. Sì, giù all'Ambro, andiamo giù al fiume. No, qua bisogna emigrare, non dobbiamo punirci così. La Swiss miniature. Va. Poi è arrivato, ciao Max Zaccaro. Non ti sentiamo Zac, hai il microfono spento. Avrei spento anche la scheda di sicuro. Però ti percepiamo Zac, ti sentiamo. Però c'è la tua energia. E soprattutto Bruce si è ricordato di chiudere la finestra dopo 2 mesi di trasmissione. E ormai che abbiamo finito si ricorda di chiudere la finestra. Niente Zac, non ti sentiamo ancora. E sei anche un po' frizzato, eh? Allora nel frattempo saluto e do bentornato alla Pami. Ciao Pami. Un bacio a tutti, che bello rivedervi. Ciao. Come stai lì a Roma? Cosa hai fatto questi giorni che non c'hai cagato di striscio?
In questi giorni, in realtà, allora, lunedì ho fatto tardissimo su tutte le cose di casa, avevo da fare mille robe burocratiche, controllare, conti correnti. A un certo punto ho detto non ce la faccio, ero in ritardissimo. Ieri ho fatto lezione, sono giustificata, ieri ho lavorato quel poco che mi capita. Ma a Roma fa caldo, fa caldissimo? A Roma fa caldo. Fa caldo. Ieri erano 28 gradi, oggi erano 26, stamattina verso le 11. E adesso non lo so. Ma quando torni su? Quando appena riaprono? Sto meditando i primi di giugno. Dai, sì, vieni su che facciamo un po' di live, riprendiamo a cantare un po'. Un po' di Biassono Beach. Sì, un po' di Biassono, ci manchi a Biassono ormai. Ma che fiume passa per Biassono? Il Lambro, ma... Penna! Davvero? Sì, sì, noi siamo proprio sulla valle del Lambro, tra il Parco di Monza e... Il Lambro c'è Biassono. Quello dove sversano. Buongiorno ragazzi, dovrebbe funzionare. Eccoti, ah, ciao Max. Ciao Max. Ciao. Che mi è rimasto solo questo, che è a valvole, ci mette una settimana ad accendersi. Ah, ok. Perché gli altri te li sei venduti, cos'è che hai fatto? No, sono in giro, non so più dove cercarli. Va bene così. Però ma ho perso tutti i pin di tutto, non trovo più niente. Lead Apple non lo trovo più. Ma in che senso? Quello dell'Inps. Tutto. Sai quelle parole d'ordine che una volta l'anno e poi te le cambiano. Poi le devi cambiare ogni 3 mesi. Ma bisogna tenerli meticolosamente. Quelle cose vanno tenute nel cellulare. Così come il santo sepolcro. In una botta sola hai perso, cioè, ti fanno conto corrente, casa, macchina. Va bene, allora Matte, vuoi dare due saluti? Vuoi dare due saluti al volo? Prima, aspetta, scusa Matte, voglio salutare intanto i ragazzi di Brixia Channel e in particolar modo Franci Massarelli. Franci, ti mandiamo tutti un abbraccione, che ieri hai avuto un piccolo inconveniente con una macchina, però tutto bene, insomma. Sì. Tutto a posto. Franci, un abbraccio. Matte, ciao, Franci. Allora, facciamo un po' di saluti. Abbiamo ormai il nostro zoccolo duro, quindi Deborah, Annalisa, Beatrice, che ci salutano e ci ringraziano per la compagnia. Margherita Soletti, Stevie, che dice oggi alle 2:30 me ne dovrò andare, quindi io propongo almeno un 4-5 secondi di silenzio. Sì, assolutamente. Mari Capoliero, un saluto a tutti, Annalisa Di Francesco, grande a Mario Luzzatto Fegiz per ieri. Ciao, ciao, ciao. Pami, bentornata. Ciao, ciao, ciao. Un bacione a tutti ragazzi e a tutta la famiglia di Biassono Town. Allora, oggi ragazzi c'è, come possiamo dire, oggi parliamo di colonne sonore di film, quindi è un argomento anche questo, direi, piccolo. Però mi faccio che facciamo una puntata intitolata Brevi cenni sull'universo. Esatto, tra un po' allora, faremo così. Aspetta che faccio una telefonata. Ma cosa è successo? No, se trovo c'è un amico che ha fatto una colonna sonora di un film, almeno così lo tiriamo dentro. Ah dai, va bene. Adesso mi tira dentro Piovani, guarda. Comunque ci sta una puntata filosofica, tipo chi siamo, da dove veniamo, e la facciamo durare comunque in 45 minuti, garantiamo una risposta. Allora, intanto però vi faccio sentire questo. But this car could be systematic, hydromatic, ultramatic. Why could be grease lightning? Grease lightning! We'll get some overhead lifters and 4-barrel quads, oh yeah. Keep talking, we'll keep talking. Fuel injection cut off and chrome-plated rods, oh yeah. We'll get already, you do get already. With the 4-speed on the floor, they've been waiting at the door. You know that ain't a shit, where they get licensed. Grease lightning. Questo era proprio per dire, per dare un inizio, per iniziare da qualche parte, perché se no non si sa da dove iniziare, Mario, parlare di colonne sonore di film, che ancora oggi, tra l'altro, non so come dire, tipo Grease, è talmente marcante nella storia dei film musicali che non si può non iniziare da lì. Cosa dici? Intanto il microfono è muto. Sei muto, Mario. Ma le colonne sonore si dividono in varie categorie. Diciamo che alcune riescono, pochissime, ad avere una vita molto, forse più importante del film per cui sono nate. Succede con Morricone, con Piovani, e quindi è un settore assolutamente infinito. Io te ne ho date alcune da mettere, che sì, è la mia passione, sì. E quello, forse quelle più di film più popolari, la mia preferita è quella del Medico della Mutua con Alberto Sordi.
il dottor Guido Tersilli, no? E c'è un brano che si chiama La marcia di Esculapio, no? Perché c'è il primario. Quella della famosa passeggiata? Esatto. Si può sentire quella oppure mettere qualcos'altro? Devo scaricarla perché veramente un po' tutti mi avete mandato dei link, come ti dicevo prima, per cui... Dei miei quattro qualcuno l'hai messo? Ce n'è una, sì, ce n'è una che è assolutamente anche questa, forse... sempre comunque Ennio Morricone. Tu sei molto legato, Mario, a Ennio Morricone, vero? Sì, sono impressionato, perché se tu lo conosci, Morricone sembra, ha il carisma di un commissario di polizia, no? Non direste che è un artista, invece è un artista e anche un grande uomo d'affari. Sai che se vuoi una colonna sonora di Morricone tu devi preparare un pacchetto con la sceneggiatura e $6,000 in contanti. Lui si guarda la sceneggiatura, si accetta di fare la colonna sonora, ti scala i $6,000 dalla prima parcella. Se invece non accetta, si tiene i $6,000 e ti manda a cagare. Quindi praticamente è un po' come la scena di Fantozzi quando arriva nello studio medico, che dice buongiorno e la signorina non risponde, lui buongiorno con 10.000 lire in mano. Buongiorno, c'è il dottore? C'è il dottore con 10.000, è così praticamente, è la stessa cosa. Allora, vediamo, no Mario, andiamo a sentircela subito. Perché tu ci hai mandato ovviamente nelle varie indicazioni, poi io ho cercato di fare un po' una scelta, però questa secondo me è veramente forse la più bella di tutte. No, ma la cosa incredibile è questa sua capacità poi di creare delle timbriche nuove che non esistono in natura, no? Cioè, è fantastico. Questo suo fondere la voce umana che si fa strumento, un po' come faceva Demetrio Stratos in questa cosa. E sono struggenti e commoventi e hanno appunto una vita che vive anche al di là del film. Tu, Mario, ti è capitato spesso di recensire colonne sonore? Beh sì, anche se non è la mia specialità, ogni tanto arrivava una colonna sonora da recensivo, poi c'è tutta la collezione che stavo cercando. La musica da film è un settore veramente senza fine. Io avevo messo anche qualcosa di musical, ho visto che hai messo Grease, io avevo indicato tra le colonne sonore del musical le più belle, secondo me la canzone più bella è Cats, da Memory, la gatta mignotta ormai fuori uso, no? No, non è fuori uso. C'è ancora, per sicuro. La gatta, la prostituta anziana, no? E la cosa incredibile per le colonne sonore è che si copre una vicenda di armonie. Vi faccio un esempio stupidissimo. Allora, Memory, da la 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 la. Benissimo. Vivre da Notre Dame de Paris. Morire pour la changer l'histoire, memory, cioè hanno armonie che si assomigliano spessissimo, sono quelle che ci fanno poi sobbalzare lo stomaco, cioè la musica deve scatenare delle emozioni e questa musica fa veramente scattare delle emozioni incredibili. Ma tra l'altro c'è anche da dire che spesso si è usata la colonna sonora proprio per creare rottura, non so, o nuova moda. Banalmente mi viene in mente Pink Floyd, Quadrophenia o poi, Tommy degli Who e anche Zuraski Point, esatto. Zabrinsky Point, pirla. Era nato come Zuraski, poi hanno detto no vabbè basta sti cazzi di Zuraski, hanno detto facciamo Zabrinsky. Ma ce ne sono alcune, per esempio una che ha creato veramente molta rottura in quello che si faceva prima, adesso la sto cercando perché ne ho scaricate talmente tante, eccola qua. Ve la faccio sentire un pezzettino. Questo era un musical di Richard O'Brien.
you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little broad dime, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Mario, questa te la ricordavi? No. Questo era Rocky Horror Picture Show. Pani, te lo ricordavi questo? Questo sì, è bellissimo. Sweet Transvestite, stupendo, pezzo stupendo. È stata anche la prima volta, tra l'altro, che si parlava proprio liberamente di sesso in un film in televisione. Era il 73, quindi ero nato io quell'anno lì, ed è stato poi pluripremiato. Pensate che ancora oggi ci sono dei teatri che ancora oggi rifanno Rocky Horror, ormai da 40 e passa anni. Mi viene in mente, a Milano c'era il Mexico, forse, che faceva ogni settimana, riproponeva, ma con la band, la colonna sonora, bellissimo. Però, voglio dire, ce ne sono, come diceva Mario, varie categorie, no? Per esempio, Pamela, invece, prima mi ha mandato un contributo di una cosa totalmente diversa da quello che, anche che io mi sarei aspettato da Pami, perché è un, come possiamo dire, è un film italiano. Intanto raccontaci, eccolo qua, guarda. Cappello iniziale. Allora, avevo, non mi ricordo se 20 o 22 anni, e mi chiamò un arrangiatore qua di Roma con il quale collaboravo. Mi disse: senti Pami, ci sarebbe da fare un provino per di 15 secondi per una colonna sonora della Film Mauro. Wow, figata, pazzesca, no, ero felicissima. Quindi vado lì e mi dicono: guarda, ci sarebbe da fare Waka Waka. Ah, perché era l'anno in cui Shakira in realtà spopolò con Waka Waka. E mi dissero: guarda, infatti, ma perché non l'avete comprata da lei, di fatto? Ha chiesto una cifra sproporzionata. Tu riusciresti a fare la sua voce? Dico, ci provo. Ti ho detto, posso farti anche Shakira se vuoi, proprio. E allora, il capello c'è, la voce ci provo. E quindi ho detto, vabbè, ci provo. E lì ci siamo messi, abbiamo lavorato un'oretta. È uscita un provino di 30 secondi, in realtà. Mi piacerebbe fare un provino di 30 secondi. Poi questo provino di 30 secondi andò alla Sony per una prova audiometrica, questo mi dissero, di comparazione, per far sì che non fosse troppo simile, troppo uguale, cioè simile ma non uguale. Cioè tu sei praticamente quindi sei la sosia vocale di Shakira. Vai, senti. Secondo me è molto più brava di Shakira, Mario. Sentiamo? Attenzione. Vabbè, questa però questo è il tuo pezzo, diciamo, quello che hai fatto. Questo esatto, è l'imitazione di Shakira. Vuoi farti una fetta alla cocca? Che vuoi? Gallina africana. Poraccia, pensa che culo che si è fatta. Bella ancora da latte. Brutto cafone. Guarda qua, il quarto anteriore. La rustinciana. Il lombo. Sei un macellaio purino, maleducato e ignorante. Il minimo che posso fare per farmi perdonare da lei? Offrirle dello champagne, vado al bar. Sorpresa. Sei pazzo, che ci fai qui? Non sei contenta di vedermi? Sì, ma potevi avvisarmi. E che sorpresa era? Non è possibile. C'è tuo fratello. Mio fratello che è down. Ah. Giorgio, Carlo. Questo di fatto. Ma io non me ne sarei mai accorto. Anch'io mai. Vero. È una roba fighissima. La cosa più figa è stata sentirla al cinema. Fai i falsi d'autore, Pami. Fai i falsi d'autore come i pittori. Esatto, esattamente. Fatto un taglio nella tela, in realtà. Tra l'altro questo film l'avrò visto almeno 15 volte e non me ne sono mai accorto neanche io. Anch'io. Ma soprattutto in 15 volte non hai riso mai, vero? Esatto. No, però ha detto che brava. No, io ho una versione atavica per i cinepanettoni, quindi non vado a vederli di principio. Secondo me ridi nel fatto di riguardarlo senza ridere mai, quindi ridi tra la fine e l'inizio. Sai, se questo tipo di cinema è figlio di una massima di Gianni Boncompagni, che aveva questo principio: se deve essere una cagata, che sia sublime.
Giusto. Beh, sulla prima parte ci ha preso. Senti, posso allacciarmi un attimo? Abbiamo trovato, comunque abbiamo trovato la sosia di Shakira. Scel Shakira. Infatti, però adesso... non so se adesso sono più in grado di farla, sai, è una roba strana. Perché provaci, non ho mai più fatto Shakira Massi. Shakira Massi. Shakira Massi. Shakira Massi. Shakira. Shakira. Sentire così? A secco? No, allo studio, sì, lo faccio per domani. Giammina, mina, waka, waka, facevo tutto questo lavoro qua con me. Cioè, un po' è romano, un po' romano comunque, Cioè, te dico fermate, alla fine è un po' come se ti angoiate. No, questa è bianca, questa è carta bianca. Questa è carta bianca che è da madre, da madre, perché il romano parla un po' nasale, quindi diventa un po'... abbiamo detto questa cosa qua. È la versione romana, è sciagricia. Comunque, cosa sarebbero i film senza la colonna sonora? Cioè, probabilmente più della metà delle emozioni vanno via. Cioè, è basato anche sul supporto della musica. Anche l'80% direi. Ma quando il film è bruttissimo, sì. Ma poi ragazzi, ce ne sono alcuni che proprio basta sentire. Ma questa cosa nasce con l'inizio del cinema muto. C'era il pianista che suonava sulla visione, come si dice, sulla messa in onda adesso non mi viene il termine, e Buster Keaton suonava al cinema, c'era il pianista al cinema che suonava sulle scene e quindi accompagnava le scene. Credo nasca da qui il legame così stretto tra la colonna sonora e la riproduzione di un film. È un po' come, adesso faccio un paragone brutto, però cambia tutto. Se tu guardi una partita senza la telecronaca, per esempio, ti godi la partita, però la telecronaca ha un'enfasi particolare, no? Carica, crea il pathos. La musica crea quel pathos lì, se lo togli il film è meno matto. Sì, ma magari bisognerebbe musicare le partite. A un certo momento, una volta in Rai c'era per commentare una gara ippica e praticamente quello che faceva il calcio gli hanno fatto fare la radiocronaca della corsa. E questo poveretto dice: vediamo un cavallo, che segue l'altro cavallo, e taglia il traguardo, un cavallo! È bello. No, ma ragazzi, poi ci sono alcuni film che veramente, ancora io quando sento la colonna sonora piango ancora, cioè quei film, sei emozionali che sì, uno strappa budella. Sì, sì, ma io anche se sento le note mi viene già, guarda, questo, vai, per esempio, attenzione, questo qui è clamoroso. Sembrava infatti quello degli Intillimani, la versione quella al Duomo. A me sembrava quel videolino che girava su WhatsApp col flautino. In verità io l'avevo scaricato. Se ve lo ricordate, a me fa molto ridere. Io l'avevo scaricato in verità per metterlo come suoneria, per cui mi piaceva il flautino. Chi è che ha visto Il meraviglioso mondo di Amélie? Ah, bello, bellissimo. Quella è una colonna sonora pazzesca, secondo Stupenda, me. Stupenda, sì. Ma ce ne sono. Allora, fammi sentire intanto Carlo. Carlo, il tuo, quello che proprio ti ha... È questa qua. Aspetta che non ti sentiamo. Sì. Sentite? Aspetta, Aspetta, Carlino. Vai. Arriva? Torniamo sempre a Morricone, però questo è da lacrima, quelle scene lì insieme, è proprio musica e immagini che ha una commistione veramente che ti emoziona. Una ricetta chimica. Tu ne fai anche una bellissima durante lo spettacolo che facciamo con Andrea. È la versione pianistica, diciamo che faccio la versione che fa Bocelli.
che in coppia con Ariana Grande, faccio quella versione lì molto più pianistica. Questa chiaramente ho usato degli archi più verso l'originale di Morricone. Ma invece quella che fai di Rocky, che è sempre nello stesso spettacolo? Ah, quella di Rocky... questa è la parte di Rocky quando c'è la scena. Segue le galline, quando corre dietro le galline. No, quando dice se Andrea Zuraschi può cambiare e Max Zaccaro può cambiare, allora tutto il mondo può cambiare. Anche Ghione può cambiare. Anche posso chiedere una cosa a Mario? Che mi fu in testa. Sicuramente lui sa che Morricone è partito ovviamente dagli anni, infatti l'arrangiatore anche di Sapore di Sale, eccetera. Ma è vera, Mario, che Se telefonando è stata creata da Morricone ascoltando un'ambulanza? Sì. È vero? È assolutamente verissima questa storia. A me l'avevo una conferma. Sì. Grazie. Ma guarda che non è l'unico. Per esempio quel disco di Jovanotti c'è cioè, tanto, era una prova di basso, semplicemente, no? E lui gli sembrava che questo basso dicesse tanto. Quindi è geniale anche in quello, perché è un po' di anni che sento questa cosa. È vero. Un suono bidonale in ambulanza. Pazzesco, bellissimo. Invece a cosa sei legato, Beppe De Palma? Allora, io personalmente sono legato tantissimo a Morricone in primis, essendo pianista, poi mi piacciono arrangiare i brani con gli archi. Però ve lo faccio vedere. Si vede? Però vi spiego anche il motivo. È legato sicuramente anche alla mia adolescenza, perché nel 77 che è uscito io avevo 13 anni, quindi da lì in avanti è stato, anzi in Italia forse è arrivato nel 78, forse 79. Però vi dico due chicche. La particolarità di questo album che è stato scritto in 4 giorni dai Bee Gees. Ovviamente tutto il disco ci saranno 5-6 canzoni, gli altri sono di Ray Tavares e di altri personaggi. Però ho scoperto anni fa, pensate un po', che il brano More Than a Woman e Hide Your Piece of Love, se voi lo ascoltate, non c'è il crash di batteria in tutto il brano. Allora il crash, per chi non è musicista, è quel piatto che è sulla batteria che fa questo rumore. Ecco. Se ascoltate, è pazzesco. Se è un crash farà crash. Crash. Okay. Non c'è il crash in tutte e due le canzoni, sia in More Than a Woman, scusate, Stayin' Alive mi sembra, l'avevo scritto perché non mi ricordavo più, o Stayin' Alive o Saturday Night Fever, no, Stayin' Alive, non c'è il crash. Pure è un pezzo che balliamo praticamente ancora oggi, lo suoniamo ancora oggi. E questa è una particolarità che mi piaceva dire. Poi con Carlo Palmas sfondi una porta aperta, perché Carlo su queste cose è... Mi piace, Carlo, esatto. Quell'album lì contiene anche delle musiche già edite qualche anno prima, perché fanno parte proprio della disco music. È vero. Giustamente, La Febbre del Sabato Sera ha racchiuso tutto ciò che era successo negli anni prima. È vero. È nata la disco music, è un po'... arriva quasi alla fine della disco music e poi finisce nel 79, insomma. Esatto. E c'era questa particolarità di questi due. Io ho conosciuto sia i Bee Gees che il loro produttore Robert Stigwood, RSO, Robert Stigwood Organization, con quel pezzo di maialino, e l'ho intervistato. No, ma tra l'altro ieri mi è crollato un mito, ragazzi, perché stavo sentendo la musica su Sky, si può dire, e a un certo punto ho sentito I Will Always Love You, ve la ricordate tutti, no? And I Will Always Love You, che io ho associato da sempre a Whitney Houston e al film con Kevin Costner. Hai scoperto ieri che è una cover? Ho scoperto ieri che è una cover, ragazzi, sono rimasto malissimo. È la super cover. Cioè, io di tutta quella canzone mi ricordo benissimo lo schiaffone quando fa... And tutti lo schiaffone, Max, lo schiaffone, sì, mi ricordo. Tutti ce lo ricordiamo. Con un tutorial su WhatsApp, tra l'altro. Esatto. Che non era con la mano.
Era con la mano, ma mettetela, mi... mettetela. Ma mi ricordo proprio, mi è crollato proprio il mondo addosso, ho detto non è possibile, non è su... ho sentito la canzone originale, che forse, vabbè, c'entra, ma molto meno. Era di Albano. No, non mi ricordo chi è che... L'originale era di Albano. Oggi è il compleanno di Albano, oggi è il compleanno di Albano, eh. Auguri. Auguri. Ma il sole tornerà. E anche il compleanno del mio vice ex direttore Ferruccio De Bortoli. Oh yeah, auguri allora anche a Ferruccio De Bortoli. Matte, auguri. Matte invece, Bruce, i tuoi Eccolo. Film. I tuoi film. Ma cioè, più che altro le colonne sonore. Beh, te ne cito tre. Una è Colazione da Tiffany, Moon River. Ce l'abbiamo. Altra, e le altre due sono di Morricone. Una è che... secondo me la più bella, che è la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso. E poi c'è Ecstasy of Gold, perché è molto bella, ma sono molto legato a quella musica, perché i Metallica aprono i loro concerti con quel pezzo. Allora, andiamo a sentirci un pezzettino di Colazione da Tiffany. Eccola qua. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Fantastica. Questa è veramente... Ma che poi, se vai a vedere... Mario, mi spieghi invece perché... Allora, gli italiani sono sempre stati, non voglio dire un passo avanti agli altri sulle colonne sonore, perché ci sono autori meravigliosi, internazionali, ma la colonna sonora italiana, ne abbiamo anche vincitori di premi Oscar, ne abbiamo una valanga da Morricone a Piovani, eccetera. In Audi anche. In Audi, da sempre un, non so come dire, il tocco speciale al film. Perché noi italiani abbiamo questa, secondo te, questa visione musicale, vediamo un film con occhi diversi? Non lo so, noi abbiamo delle strane primati, questo è uno. Un altro è che siamo i migliori doppiatori del mondo. No? È vero. Gli altri paesi danno in lingua originale, noi siamo un paese, dei pochi paesi che doppia, e doppia tutto benissimo. Sì, tutto, però non so fino a che punto possa essere un bene. Non lo so neanch'io, però fatto sta che la famiglia Izzo si è fatta i miliardi. Assolutamente, assolutamente. Ah, sì. Basta ricordare le parole di Woody Allen quando morì Oreste Lionello, che disse? Disse, mi ha reso un attore migliore, cioè nel senso, lo omaggiò così, insomma. Sì, sì, assolutamente. Ma c'è questo da dire, che soprattutto sulle colonne sonore, questo succede molto in America, c'è uno studio molto profondo su quello che sono la sequenza degli accordi e il tipo di accordi che fai a seconda dell'emozione che vuoi scatenare. C'è proprio uno studio molto, molto concentrato su tutto quello che è la filmografia e la musica per film. Voi sapete che Vangelis non conosce il pentagramma, come Pavarotti. È incredibile, non conosce il pentagramma. Infatti adesso sono i computer, tira giù, aveva sempre il trascrittore vicino. Zuraschi anche non conosce il pentagramma. Ma giuro. Allora, conosci il pentagramma? Io? Sì, come no, il pentagramma è quel coso di cinque. Sono presentati la settimana scorsa, ma ancora non si frequentano benissimo. Ciao Marcello Monguzzi, è entrato. Ciao Mello. Ciao ragazzi, sono riuscito a mettere i bambini davanti alla tele. Ho sentito parlare di Ennio Morricone e io sono molto legato, perché qua vicino a casa mia, una trentina di chilometri, c'è il set cinematografico degli spaghetti western. La maggior parte sono stati girati qua. Lo sapete, no? Sì, ma perché sembra il Wyoming dove abiti tu. Esatto, esatto. Infatti c'è un deserto, cioè l'unico deserto continentale d'Europa. Anche a Cinecittà devo dire che ne hanno girati molti, Sì? Beh, comunque le scene all'aperto, infatti c'è ancora la ricostruzione, si può fare un'escursione. Si chiama Mini Hollywood. Ma allora c'è qualcosa da te da vedere? Ma dov'è sto posto? È in provincia d'Almeria, è nell'entroterra, una trentina chilometri dal mare. E infatti parlavo con della gente che mi diceva che negli anni 70 Almeria è una delle città della Spagna più povere in assoluto, e c'era proprio la contrapposizione tra il fatto che non c'era acqua corrente. Per dire, in casa c'era solo l'acqua che arrivava dal mare e ci si lavava con l'acqua
salata, e dall'altra parte arrivavano sti mostri da Hollywood, portavano un sacco di soldi, cercavano di contrattare dei figuranti perché era l'unica maniera di fare quattro soldi, e c'era proprio una contrapposizione pazzesca. Comunque per un pugno di dollari, Il buono, il brutto e il cattivo, quindi li hanno registrati lì ad Almeria? Sì, si chiama Mini Hollywood, hanno fatto un set già tanti anni. Poi, ovviamente adesso ci mangiano su, tu ci vai, ti fai un'escursione, ti portano a vedere. Beh, la stessa cosa che succede, l'ambientazione dei film. Vicino a Oristano c'è una penisola, si chiama la penisola del Sinis. C'è un villaggio, sicuramente Mario lo conoscerà, perché ci hanno registrato tanti film del western all'Italia, spaghetti western, soprattutto gli western, se vi ricordate Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. C'era un periodo che facevano tanti western e li facevano tutti lì. Ed è una penisola molto sabbiosa, dove hanno costruito un villaggio western, chiaramente non c'è stato, gli indiani non ci sono mai stati lì. C'erano i sardi, però vado a finire al massimo alle grotte di Zuddas o a Carloforte. Per me Oristano, dalla costa sud della Sardegna, è praticamente estero. Quindi, ah, ok. Sì. Però me la vedo la scena del sempre duello. In zona il festival che fa Paolo Fresu. Sì, è lì vicino, sì. Carlo, però me la vedo però io la scena. Arrivo in costa, mi metto al sole, nuoto, non me ne frega niente. Carlo, però deve essere bella la scena del duello in sardo. Io corro ancora con la pistola. No, ho avuto il fucile. Mi spari alle dottore, pecche. Dottore, mi faccio la pipì addosso. Incontinente? No, qui a Cagliari. Carlo, ma comunque Mello, mi sembra che dalle tue parti ad Almeria hanno scritto anche alcune delle grandi colonne sonore dei grandi film horror italiani, tipo Dario Argento, Profondo Rosso, ce l'hai? Attenzione. Simonetti, dai. Sentite Carlo, vai. No, non si sente Carlo, aspetta che devo mutare gli altri, però questa è stata questo è un altro filone, vai pure Carlo, fammi sentire. No, ci sono. Cioè, questa qua è non ho molto volume. È il clima che si sente da Marcello, credo, tutte le sere, vero Mello? Sì, qua succede proprio poco da queste parti. Per far dormire i bambini. ho rivisto su YouTube delle scene di Profondo Rosso, sono cose pazzesche. A parte i tempi sono lunghissimi, che noia, non succede mai niente. I ritmi dei film thriller che di oggi sono una cosa pazzesca, succedeva niente. Comunque io vi posso dire, parlando di film, che io ho visto la prima volta che ho visto L'Esorcista, l'ho visto a casa di Marcello, avevamo 9 anni, e da allora credo di non aver dormito più, e ancora oggi ho paura quando c'è L'Esorcista in televisione, mannaggia a te. L'ha fatto pochi giorni fa, Sì, l'hanno rifatto, ho visto tutto da capo ancora, bellissimo. Ma no, io non ci riesco ancora oggi. Allora, facciamo una cosa, proprio un esperimento velocissimo. Il film che la colonna sonora della vostra vita, qual è? Pami, la tua, se devi mettere insieme e dire, guarda, associo a un film quello che è il mio percorso. Oddio, mappa che fisiologica, domanda. Filosofica questa, Neanche Marzullo. Neanche Marzullo. Si faccia la domanda, io direi di farci una puntata così ognuno ci riflette un po', lo so, no, così è un po'. Pronti via, allora, per quello posso dire che tanto della mia vita, del mio vissuto, l'ho messo in quella versione che ti ho mandato di Baghdad Cafè di Colin Yu, che abbiamo fatto io e il maestro Palmas insieme, o meglio, il maestro Palmas ha fatto e io ho semplicemente cantato. Lì ho veramente dato tanto, nel senso ho voluto metterci tanto, e la take, quella che ti ho mandato, il link che ti ho mandato, era la prima take, per cui lasciata così com'era, nel senso con tutti i suoi errori. Andiamo a vederci un po'? Andiamo a sentirci. Attenzione, eccola qua. Coming closer, sweet.
mia, super. che brava. Mamma mia, ma io come mai non sapevo che fosse Pamela fino a 5 giorni fa? Ma veramente, Mario, ma ti rendi conto di che voce ha Pamela? Ah, mamma mia, io la chiamerò la ragazza senza difetti. Illegale, veramente illegale. Ragazzi, illegale. Illegale, davvero. Illegale. Allora, andiamo avanti. Devo dire grazie tantissimo a Carlo, che in realtà ha fatto tutto l'arrangiamento di tutto. Ti ha fatto anche il video? Era lui che ti faceva il video? Sì, tra l'altro, sì, nel suo studio. ringrazio veramente lui. Faceva il guardone, diciamo, mentre tu cantavi ti riprendeva. L'ho obbligato, fammi il video. Scusate un attimo, io non vorrei che questa puntata si chiuda commettendo un crimine contro la storia del cinema e delle colonne sonore. Ne abbiamo dimenticata una che mi è venuta in mente grazie alla domanda di Andrea, non si può non citare, e c'è una versione bellissima di chitarra fatta da Slash che è quella del Padrino. Ah beh. C'è una versione, se la trovi Andre mandala, perché è meravigliosa, di Slash alla chitarra elettrica. Ce l'ha forse Carlo dal vivo, guarda. Tra l'altro ricordiamo il sito di Slash, che è www.slash.com. Sapete una cosa? Non so se... Io ho lavorato con questo artista, con Slash, a fare un video per Mr. Fantasy. A un certo momento questo aveva una sigaretta in bocca che si stava consumando, e la bronza, diciamo, della sigaretta stava toccando il labbro, e lui non faceva una piega, era talmente fatto che non sentiva dolore. Io, per evitare di ustione al labbro, gli ho portato via dalla bocca la sigaretta, e lo staff mi ha rimproverato, disse ma come? Ecco, si sentiva l'odore di carne bruciata del labbro, perché era una sigaretta piccola che lui continuava a fumare senza filtro. Me lo ricordo, perché invece di dirmi bravo, mi hanno insultato quelli del suo entourage. Slash era completamente pazzo. slash.slash.com. No, Bruce, quindi il tuo è quello. Adesso vedo se riesco a recuperartela. La trovi subito. Digiti Slash il Padrino, la prima che ti esce. No, ma il problema è solo che se lo faccio io da qua rischio di fermare la diretta. Ah, ok. Per cui, però vabbè. Vuoi che ti mando il link? Piuttosto sì, proviamo con quello. Dai, allora esco un attimo, ti mando il link. E poi invece... Ah, è quasi finito il programma. Sì, infatti abbiamo finito, Bruce, stai pure lì. La monto io in chiusura della puntata. Poi, invece, Beppe, la tua. A New Piece of Love. Un pezzetto? Sono innamorato di quel brano, a parte la bellezza, la dolcezza che ha, l'armonia e tutto, ma poi mi lega al fatto proprio umano di quando avevo 14 anni e ogni volta che la sento il cervello fa balzi di 40 anni dietro. Benissimo. Matte Ghio. A me è venuta in mente adesso, ce ne sarebbero una marea, tipo anche dei vari musical tipo Air, tipo Jesus Christ Superstar, però la mia personalmente è Beverly Hills Cop, perché il ragazzino appena partiva Axel Foley, secondo me era fighissima, proprio saltavo per casa, mi sembrava che avesse un groove pazzesco, e infatti poi ce l'ha, effettivamente. Ma ci ballavi sopra la break? Sì, ballavo la break sul divano in casa davanti a mia madre. Che ti guardava, come dire, cosa ho fatto di male? No, mia madre praticamente, lei provava a darmi i sonniferi da bimbo, perché non dormivo mai. E una volta me l'ha dato talmente tanto che sono caduto per terra, blu, ha pensato di avermi ucciso per 10 minuti, poi mi sono rialzato come se niente fosse, più carico di prima, e quindi ho iniziato a prenderli lei, li prendeva lei, e perciò io potevo ballare serenamente sulle... Mazza caro! Ma io in realtà sposo la cosa di prima di Bruschetta, Moon River, tra l'altro ti avevo mandato, ma non vale più, ti avevo mandato una versione di Moon River cantata da me, te l'avevo mandata via mail. Oramai è già andata, quindi va bene così. Va bene, poi Carlo Palmas. Ma guarda, ti ho risposto prima, il pezzo di C'era una volta in America è forse è la tua colonna sonora della vita. Sì, è veramente tutto quella colonna è veramente un capolavoro. Forse perché c'è proprio l'unione della storia, del film, e anche le immagini,
molta musica l'associo anche alle immagini, perché come diceva... si dice una colonna importante. Esatto, una colonna importante. Importante. Ma sì, veramente. Poi Marcello. Io da profano, io penso tipo Forrest Gump, cioè non lo so, penso comunque, siccome non riesco a ricollegarle, o non riesco a pensare a una musica fatta per un film, per il fatto che comunque non riesco, non lo so, forse lo identifico così tanto da profano che non riesco a separare una scena di un film dalla sua musica, quindi niente, penso a una cosa tipo Forrest Gump, una cosa tipo Pulp Fiction, cose così, cioè canzoni copiate, prese e adattate a una scena che comunque per me ci azzeccano proprio. Mario, invece, la colonna sonora della tua vita, secondo te? Ma non è un musical, non è una musica da film. È un gruppo tedesco, la mia passione, con il disco si chiama Kimono My House, e il brano si chiama This Town Is Not Big Enough For Both Of Us. E bisognerebbe farla sentire perché capireste perché mi piace così tanto. Però non è una musica da film. Una musica da film sono talmente belle. È una colonna sonora comunque. Certo. Anzi, è la colonna sonora, no? Quindi, allora ragazzi, io direi che siamo in chiusura, però quest'oggi, nella puntata che metteremo con Max Zaccaro su YouTube, andiamo a chiudere con Slash che suona Il Padrino. D'accordo, ve lo dico già. E intanto vi ringrazio anche oggi per essere stati con noi. Beppe De Palma, tornerai domani perché parliamo di relazioni e avremo un ospite particolare che è un wedding planner veramente molto importante, quindi andremo a chiacchierare un po' di relazioni in quest'ultimo periodo, poi alcune sono sbocciate, altre sono clamorosamente finite, un po' in livello generale, ci sarà un po' da ridere, un po' da piangere. Allora, grazie Beppe, poi grazie Bruce, vuoi darci due notizie? Due notizie al volo? Sì. Allora, Gino Paoli tuona dopo le accuse di evasione fiscale, mi difenderò nelle sedi opportune. Eravamo quattro amici al TAR. Mattarella, in visita ai terremotati di Amatrice, si intrattiene con una sfollata. È tristissimo vederla così. Spero ritrovi presto la voglia di vivere, ha dichiarato la donna. Ed infine, Renzi, io e Conte siamo diversi, ok? Ma adesso vaglielo a spiegare alle mosche. E per oggi è tutto. Ciao Carlo Palmas. Ciao ragazzi. Carlo, poi mi faccio dare il numero d'Andrea che mi dici per il piano dove sistemare. Noi facciamo anche da mercatino musicale. Ciao Pam, grazie. Ciao. Ciao Pamela Massi. Ciao Pamela. Ciao ragazzi, un bacio. Ciao Pami, numero uno al mondo. Mamma mia, veramente. La ragazza senza difetti. La ragazza senza difetti, perfetto. Poi no, Mello, no, questo non è vero. Grazie ragazzi, grazie di accettarmi. Verremo a vedere il set cinematografico di fianco a casa tua. poi, ciao Max Zaccaro, ci vediamo. Ciao, buon pomeriggio. E poi grazie Matte Ghio, vuoi salutare qualcuno Matte? Ciao a tutti, sì, saluto la Adele che ci dice ci sono anch'io con il tag di fan più attivo. Quindi... Oramai fa copia e incolla. Esatto, ha proprio il messaggino che si imposta a quell'ora e viene mandato sulla chat. Guardate, io non credo che riuscirò a fare il collegamento con la pellicola, perché tra le mascherine, i guanti che me, cioè... credo che sarà molto bello vederti lo stesso Mario. Anche in silenzio. Anche in silenzio vogliamo vedere che ti fai la pedicure domani. Esatto. Poi Noemi Viola che dice io sono una cinefila doc. Tim Curry era inquietante anche qui. Vabbè, Stevie ormai è carichissimo sulla chat. Andiamo giù a vedere se ho salutato qualcuno, cioè se salutiamo qualcuno che non c'era prima. No, li abbiamo salutati tutti, Monia, soprattutto Monia, Bloise. E tutti io quelli. E Andrea abbiamo un'amica in comune da tantissimi anni che è una cinefila... malata, la sì, Sara. La Sara Sagrati, è vero. Sara, gli mandiamo un abbraccio, tanto ogni tanto so che ci guarda. Ah, e poi sì. La vita è bella, nominano la vita. Ah, è vero. E beh, allora bisognerebbe dire Marrakesh Express, Mediterraneo, certo. Andremo avanti altri quattro giorni. Però
Senti subito, è già partita Pani, appena l'ispirazione. Va bene ragazzi, ci vediamo domani sempre alle 2. Salutiamo anche i ragazzi di Brixia Channel in diretta come sempre su brixiachannel.tv. Di nuovo ciao Franci Massarelli e ciao Sasà. E ovviamente in differita invece domani mattina alle 10 sempre su Brixia Channel TV. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buona serata. A tutti, ciao. Buon pomeriggio. Ciao. 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 Thank you.